Pino Impastato nasce il 5 gennaio 1948 a Cinisi. Nonostante il padre mafioso, la madre Felicia cresce lui e il fratello Giovanni con idee ben diverse e, grazie a questo, Peppino comincia la sua lotta contro la malavita. Il 9 maggio 1978 si viene a sapere del suicidio di Peppino Impastato. Quello che però tutti sanno e che hanno paura di ammettere è che il responsabile di quella morte è la mafia. Il corpo di Peppino è stato trovato dilaniato tra i binari. È accusato di essersi fatto esplodere per errore, mentre trasportava esplosivo per compiere un attentato. Gli amici di Radio Out, quelli che combattevano la mafia al suo fianco, riescono a scoprire che in realtà Peppino non si è suicidato, ma è stato picchiato a morte e solo poi fatto esplodere. Io, mio figlio, lo difendo e lo difenderò sempre finché avrò gli occhi aperti. Felicia è disposta a rischiare tutto pur di far conoscere a tutti la verità, pur sapendo il pericolo a cui va incontro. Negli anni successivi sono state organizzate manifestazioni per non far morire il pensiero di Peppino con lui. Felicia ha continuato per 24 anni le indagini. Ha raccolto tutte le notizie e ne ha fatto un museo a casa Impastato per far conoscere la vera storia di Peppino. Il 15 gennaio 2002 si tenne il processo contro Badalamenti, che lo incriminò come responsabile dell'assassinio di Peppino Impastato. Io, zitta, non ci sto. E i miei figli? Li difendo e li difenderò sempre, fino a quando avrai gli occhi aperti. La mafia uccide e il silenzio pure.